siccome il 5 di agosto siamo convocati alla presidenza del Consiglio per discutere di contratti, per discutere di lavoro, per discutere di politiche sociali, è chiaro che lì, parlando anche del rinnovo dei contratti pubblici e della scuola che debbono essere rinnovati, è chiaro che diremo anche quello che è il nostro punto di vista. Per quello che riguarda il fisco, vorrei ricordare che noi, CGIL e CISL e UIL, proprio qualche giorno fa abbiamo consegnato al governo una proposta di riforma fiscale che dice in modo molto chiaro che per aumentare i salari bisogna abbassare la tassazione sul lavoro dipendente, non altre strade, e abbiamo anche detto che bisogna combattere l'evasione fiscale, e abbiamo anche detto che se si vuole favorire il rinnovo dei contratti si potrebbe defiscalizzare gli aumenti che nei contratti debbono essere dati, in modo che in tasca ai lavoratori possa andare di più. E queste sono le cose che abbiamo reso esplicito e sulle quali intendiamo procedere. Ci sia questa convocazione per il 6. A parte che la convocazione non è ancora arrivata. Ma noi, se dovesse arrivare. Beh, intanto noi siamo convocati alla presidenza del Consiglio, quindi la prima domanda che mi faccio è: Salvini viene al 5 alla presidenza del Consiglio oppure no, visto che lì c'è la rappresentanza di tutto il governo. Quindi dopodiché valuteremo se arrivano convocazioni, come la nostra organizzazione sindacale sarà eventualmente presente, così come abbiamo fatto in tutte le convocazioni. Per quello che mi riguarda, il tavolo che si è aperto alla presidenza del Consiglio è quello che, a cui noi vogliamo le risposte, perché in quel tavolo il governo si è impegnato a presentarci a settembre, prima di vararla, quelle che sono le proposte di legge di stabilità, e questi incontri, compreso quello del 5, servono a costruire le condizioni di una legge di stabilità condivisa. Quindi quello che si deve mettere d'accordo su cosa fare è Salvini.